Ciao ragazze, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di farvi vedere tutti gli ultimi prodotti che proprio stamattina ho trovato da Lidl. Queste novità che sono uscite, penso ieri che era giovedì, non erano segnalate sul volantino. Mi sono trovata quindi l'espositore della Sien nuovo lì e ho pensato di controllare un po' bene tutti i prodotti, tutti gli ingredienti, l'inci e parlarvene bene appunto in questo video. Non sono prodotti che saranno in edizione permanente, quindi che troveremo sempre tra gli stand Lidl, ma in edizione limitata, che quindi quando terminano non saranno più riassortiti. Le linee sono ben tre e di ognuna di queste linee abbiamo vari prodotti. La prima linea è Almond Milk, quindi alla mandorla, la seconda verbena e lemon, mentre la terza lavender. Di ognuna di queste linee troviamo il body lotion, land wash, land cream, quindi la crema mani, lo shower gel ed infine lo shower cream. Gli shower cream naturalmente sono tre: uno alla lavanda, uno alla verbena e limone e naturalmente l'altro all'almond milk. Le sezioni contengono 300 ml di prodotto ed hanno un PAO di 12 mesi, ma purtroppo non ha un buon inci. L'altro prodotto per la doccia è poi lo shower gel e in realtà secondo me, per come anche ho letto un po' l'inci nell'espositore, sono i prodotti che fra tutti contengono meno ingredienti dannosi e comunque hanno un inci migliore, e infatti ho deciso di prenderne ben due anche per provarli. Il primo è Almond Milk, è questo qui bianco e avanetto, e il secondo è verbena e lemon, quindi questo verdino e giallo. Non ho preso lavender perché sinceramente no, non ce la posso fare con la lavanda, i profumi fioriti non mi piacciono tantissimo. Comunque, parlando delle profumazioni, verbena e lemon è un profumo più agrumato, non troppo dolce e più pungente e rinfrescante, si sente tantissimo, mentre il secondo Almond Milk è più un profumo avvolgente, non tanto pungente, insomma è più dolce, sembra quasi muschiato. Entrambe le confezioni contengono 300 ml di prodotto ed hanno un PAO di 12 mesi. La mia scelta di acquistare appunto gli shower gel è data dal fatto che contengono meno ingredienti dannosi rispetto anche a uno shower cream o, come vedremo fra poco, alla crema corpo e alla crema mani. Ha il sodium lauryl sulfato in seconda posizione e anche un PEG 7, però essendo un prodotto a risciacquo ho preferito prendere questo perché comunque gli ingredienti non sono proprio un granché nocivi, anche rispetto al shower milk di cui vi ho parlato proprio pochi minuti fa. Parlando ancora dei prodotti per il corpo, abbiamo il body lotion, ossia la crema corpo, anche questo disponibile nelle tre fragranze: lavanda, verbena e limone e almond milk. Purtroppo in tutti e tre i body lotion ho trovato profumo in alta posizione, ciclopentasiloxane e dimeticone, e anche di sodium e DTA. Contiene 300 ml di prodotto e ha un PAO di 12 mesi. Per le mani c'è l'hand washer, sempre disponibile nelle famose tre fragranze, e anche qui c'è un bel disastro nell'inci perché, oltre a contenere sodio lauret sulfato in seconda posizione, contiene PEG 7, cocamide MEA, di sodium e DTA e addirittura un bel PEG 120. Quindi naturalmente ho preferito non acquistarlo e buttarmi più su uno shower gel che comunque a livello di prezzo è più o meno lo stesso, ma ha degli ingredienti un pochettino migliori, più che altro sono meno dannosi. Anche l'hand wash contiene 300 ml di prodotto e ha un PAO di 12 mesi. Infine ho trovato le bellissime creme mani che sembrano in formato mini, ma contengono ben 30 ml di prodotto. Hanno un packaging davvero molto molto carino e sono anche molto simili alle creme mani che possiamo trovare in assortimento Sien tra le mini size, quindi tra i prodotti quelli piccolini che mettono per lo più l'estate. Ogni crema
crema mani ha un PAO di 12 mesi, è disponibile anche questa nelle tre fragranze di cui vi ho parlato prima, ma purtroppo non ha un buon inci in quanto contiene di sodio e DTA, alcol, profumo in alta posizione, nylon 12, insomma un bel po' di conservanti, quindi no ragazze, per me non ha un buon inci, infatti ho deciso di non acquistarla. È un peccato perché comunque i packaging, come potete vedere anche dalle foto che scorrono, sono molto molto carini. Guardo i prezzi, posso dirvi che doccia crema viene 1,49 euro, la lozione corpo 1,99 euro, il sapone mani 1,49 euro e stessa cosa 1,49 euro anche la crema mani. Bene ragazze, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un bel pollice in su al video e non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacione, ciao!